Prima di cominciare con il video, vi consiglio di iscrivervi al mio canale dove porto gameplay e video tutorial tech. Sì, lo so, molti video tutorial tech su programmi veramente professionali come Adobe Premiere Pro, come rimuovere lo schermo verde, anche su VideoPad Editor Video, un programma editing molto molto semplice e molte persone lo usano tanto per montare i video, fare effetti e cose varie. Effetti sonori oppure problemi riguardo a OBS, come registrare senza lag. E un altro video importante che potrebbe interessarvi e che io non faccio niente, sì, esatto, metodo efficace. E un altro video su come, dov'è? Eccolo qua, come attivare la virtualizzazione su BlueStacks. Sapete quando avviate BlueStacks e vi lagga il gioco? Questa è la soluzione. Esatto. Quindi, grazie tanto per il vostro tempo riguardo alla sponsorizzazione del mio canale. Personalmente la sto facendo. E niente. Ci vediamo dopo la intro. Ok ragazzi, allora, il programma che ho trovato online è molto affidabile, quindi un programmino piccolissimo che rimuoverà tutti i virus dal vostro PC. Lo so, per me è una grande stupidaggine, però ci ho provato e ha funzionato, anche se ha rimosso qualche spyware oppure qualche piccolo virus che si è possessato del mio PC. Sì, lo so, poi me ne sono sbarazzato sia con questo programmino che Windows Defender. E abbiamo anche coinvolto Avast, esatto. Quindi ragazzi, innanzitutto cercate online questo programma mcert.exe e una volta scaricato andremo ad installarlo. Quindi sì, esegui come amministratore, come sempre. Ok, vediamo. Ok, vai. Accetto, avanti. Selezioniamo la prima opzione e premiamo avanti. Una volta fatto, aspettiamo, quindi dobbiamo solamente attendere. Quindi ragazzi, adesso dobbiamo solamente attendere, perché adesso sta facendo una scansione sul mio computer per vedere se c'è qualche virus. Ok, appena scannerizzato più di 10.000 file. Ok ragazzi, dopo 43.000 file scannerizzati ha trovato 0 file infetti. Bene. Perfetto. Scannerizzazione, è andata con successo. Niente virus, niente spyware, niente. Il mio computer è protetto e niente, non ci sono virus e molto molto affidabile. Che dire, fine. Quindi ragazzi, io vi consiglio questa piccola applicazione, non è neanche a pagamento, quindi ve la consiglio. E niente, questo video finisce qui. Grazie a tutti per questa visione, lascia like come ho detto all'inizio del video, se ti è stato utilissimo lascia like, se ti è piaciuto questo video lascia lo stesso il like, commenta se hai avuto alcuni problemi e come quarta cosa, porca miseria, 33 gradi fanno, già, quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!